mondo. Io dirò le cose, le dirò con l'entusiasmo che mi caratterizza, le cose che ho realizzato in questa città in questi 5 anni, spesso per colpa mia, neanche voi giornalisti le conoscete, le situazioni che abbiamo creato, e quindi spero di appassionare quelle migliaia di persone che mi verranno sicuramente ad ascoltare, in modo che questi appassionati ed entusiasti possano lavorare in questa nostra città, perché si continui nell'opera di moralizzazione della città, di razionalizzazione delle spese, di programmazione e di realizzazione. Catania non ha bisogno di ritorni all'indietro soltanto di facciata, ma che hanno provocato tanti guai alla nostra città. Se io dicevo ai catanesi: non abbiamo trovato un euro, abbiamo trovato 1 miliardo e 100 milioni di euro di debiti, ma lei pensa che io potevo spendere, come avveniva in certe vicende storiche della nostra città, a spendere milioni di euro per la pubblicità, per farmi la pubblicità col sorrisetto, dicendo che era tutto bene, tutto straordinario, mettevo i fiori? Non lo potevo fare, non era giusto, la gente non avrebbe capito. Quindi io non mi rimprovero che non ho fatto comunicazione. La comunicazione in questi 5 anni sono stati i fatti concreti. Come diceva il suo collega, ci sono ora tante persone a Catania che apprezzano il mio lavoro, quindi vuol dire che io non ho fatto pubblicità, me l'hanno rimproverato in molti, però poi i fatti ti fanno la pubblicità. Cosa non rifarei? Sicuramente chissà quanti errori ho commesso, ma io sono una persona normale che chiede scusa quando sbaglia, che torna indietro se ci sono degli aggiustamenti da fare, perché io ho sempre sostenuto e sostengo che la mia relazione al sindaco è l'unica possibilità che c'è a Catania di un non ritorno all'indietro, ma di un guardare avanti. Perché? Perché io fra 5 anni non potrò fare più il sindaco di Catania, c'ho il limite dei mandati. Avrò 68 anni, no? 67, perché a giugno, il 30 giugno farò 63 anni. E quindi io lavorerò in questi 5 anni, e lo vedete nella composizione della mia squadra, io lavorerò in questi 5 anni per creare attorno a me e lanciare in 5 anni positivi e fecondi una nuova classe dirigente di trentenni e di quarantenni che possa prendere il posto della vecchia classe dirigente, a cui obiettivamente fra 5 anni apparterrò anche io. Come progetto ciò, dare la possibilità ai trentenni, ai quarantenni di Catania di prepararsi per apprendere possesso bello delle sorti di questa città. Perché vogliono cosa questi ci mancherebbe altro? San Pugliese è una delle belle promesse già realizzate della nostra Catania, e quindi c'è anche lui, ci mancherebbe altro. Cosa ci sarà fra 5 anni in questa città? Come la immagina? Dopo altri immagino. 5 anni cioè, di Allora, concreto, il catanese cosa vedrà? Un nuovo stadio, con per altri esempio? 5 anni di Stanganelli. Stanganelli, che ha trovato nel 2008 il disastro a Catania, Il buio. senza soldi, il buio, la spazzatura, tutto dissestato, gli scioperi, è riuscito a creare una sinergia, un'unità a Catania, ha fatto partire le opere. Ma noi coglieremo i risultati. Noi fra 5 anni non discuteremo più di crisi. Fra 5 anni, che avrà l'avventura di succedermi, avrà una città con realizzato il piano regolatore, con realizzato Corso Marte della Libertà, con realizzato lo stadio. Quanto mi ha fatto piacere l'altra sera sentire il presidente Pulvirenti: non avevo mai trovato un'amministrazione, ha detto così, così attenta. E quando gli abbiamo presentato il progetto, abbiamo trovato la soluzione, manca l'ultima cosa, l'approvazione della legge, perché se non viene approvata la legge ci arrestano a me a Pulvirenti, se facciamo andare Sì. avanti lo stadio così come Come è abbiamo successo a pensato, Cagliari. come è successo a Cagliari. Abbiamo già trovato il terreno, abbiamo già l'accordo. La legge sugli stadi deve essere approvata. Questi politici che parlano molto, approvino immediatamente la legge sugli stadi, invece di sciarriarsi su tante cose, approvi sugli stadi e riparte l'economia anche a Catania. Ecco, ma dopo queste sue parole, come fanno a non convincersi pezzi di ex Forza Italia a Catania? Non lo Inutile, so, si facciamo i nomi, convincono. Castiglione e Allora, Schiraretti. la domanda gliela faccio io diretta: perché Castiglione ce l'ha con lei? Ma non lo so, perché non lo so, io mi auguro che non ce l'abbia con me, Ha detto no. chiaramente: non è un nome che ci rappresenta. E vabbè, io non so, l'importante è che rappresento i cittadini, ma io penso che rappresenterò alla fine anche il cittadino Castiglione. Castiglione non è un cretino, Castiglione è una persona intelligente, l'ha dimostrato, è una persona intelligente. Quindi alla fine si convincerà anche lui. Quindi convergenza, Stancarelli, come abbiamo detto in Me una lo auguro. precedente intervista, sarà l'unico Ma candidato me lo dei auguro, catanesi non del me lo faccia dire a centrodestra. me. Sono il candidato dei catanesi, è sicuro. Il candidato che si rivolge alla città è sicuro. Mi auguro sia anche il candidato di tutto il Anche di centrodestra. Lombardo. Ma me lo auguro anche di Lombardo.